Questo è Fregene Sud e questo è quello che è accaduto in quest'ultimo periodo. Praticamente, a fare una piccola breve storia, hanno fatto il guizzo, hanno rinforzato le difese, le scogliere di Focene. Il grande problema è che queste opere sono state fatte da loro, dalla Regione Lazio, non si sono prese le loro responsabilità e oggi, a distanza di 10 anni dalla prima volta che abbiamo fatto un appello di erosione, non hanno fatto nulla. Oggi ci troviamo in questa condizione con 9 strutture che non ci danno la balneazione addirittura. Non c'è un progetto strutturale definitivo, oggi non c'è niente se non un geotubo che poteva essere un'iniziativa intelligente fatta 2 anni fa, 1 anno fa, quando ancora c'erano 30-40 metri di spiaggia, che oggi diventa quasi un palliativo. E poi ci richiedono pure, sapendo che ormai è tardi, di fare una manutenzione a noi su un geotubo, su una protezione tampone. Qui siamo alla follia. Qui è in rischio la stagione balneare. Non solo è il problema degli stabilimenti, ma è il problema di tutti i commercianti, del turismo, di coloro che vengono a Fregene per passare la stagione. Quindi l'amministrazione regionale e l'amministrazione comunale, che tra l'altro sono entrambi amministrazioni di sinistra, non hanno dato una risposta urgente, concreta a questi operatori, a questi problemi. Siamo veramente alla drammatica farsa di chi mette la testa sotto la sabbia. Ecco, l'appello che io faccio è quello di intervenire urgentemente. La mia amministrazione sarà un'amministrazione che non si nasconderà dietro le competenze. Vogliamo risolvere questo problema. C'è un provvedimento della regione che prevede un geotubo e non è possibile che il comune di Fiumicino chieda agli operatori balneari, agli stabilimenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria senza sapere che questo è un problema che riguarda tutti, non riguarda solo gli operatori. È un problema drammatico, un problema ambientale. Abbiamo ovviamente l'erosione delle nostre spiagge che arriveranno anche probabilmente alle case. Intervenire subito significa avere un atto di coscienza e non nascondersi dietro una campagna elettorale che rischia di portarci fuori strada.